Parla per Banca, Cuneo ha perso 3-0 contro Lodi, la penultima giornata di campionato. Lodi che vola in A2. Siamo in compagnia di Coach Conti e di Gino Primasso per commentare questa gara. Iniziando dal coach, insomma, nessuno poteva aspettarsi una sconfitta pesante. Lodi comunque ha meritato, dimostrato di essere veramente una grande squadra. Sì, cominciamo col fare i complimenti ai vostri avversari che stasera si sono dimostrati sicuramente la squadra più attrezzata e giustamente vola in Serie A. Però provo a vedere il bicchiere mezzo pieno. Chiaro, la sconfitta brucia, però il bicchiere mezzo pieno è che comunque ci abbiamo provato fino alla fine. Sono entrate ragazze che a volte sono in panchina. Ci abbiamo provato, abbiamo regalato anche qualche recupero prodigioso, il che vuol dire che la testa delle ragazze comunque era sul pezzo, non ho visto teste basse e la proiezione comunque è per l'ultima partita di campionato, non più una. Ecco, Lodi aveva preparato questa partita soprattutto sul servizio e sul servizio ha vinto questa partita, ma avete avuto grossi problemi in ricezione, soprattutto nei primi due set, quindi insomma hanno dimostrato di mettere la partita dove volevano metterla, quindi insomma c'è anche poco da dire sotto questo punto di vista, no? Ma credo che la preparazione settimana delle due squadre è stata tutta mirata al lavoro battuta e correlazione muro-difesa. A loro è riuscita molto bene, complimenti. Dopodiché per noi giocare con palla scontata contro un muro così forte, ma veramente così forte, non è stato semplice ovviamente. Venendo invece a Gino Primasso, c'è adesso un secondo posto comunque da difendere nell'ultima giornata, da conquistare, e poi bisognerà pensare ai playoff, quindi la stagione non è assolutamente finita, anzi ci sono ancora tutte le modalità per arrivare a questa A2, non sarà una A2 diretta, ma insomma ci si deve provare. Ma intanto gli obiettivi nostri non cambiano perché abbiamo perso contro Lodi che ha giocato da prima in classifica e lo è stata fino alla prima partita praticamente. Quindi loro sono stati più bravi di noi, hanno messo in evidenza alcuni nostri problemi, come si diceva prima anche in ricezione, ma non solo. Però do ragione a Maurizio, certi recuperi che abbiamo fatto anche nel terzo set, ma non solo. Il fatto che abbiamo giocato con tre ragazze in campo che di solito partono dalla panchina e che in ogni caso non hanno visto mai molto campo fondamentalmente, la dice lunga sulla voglia che c'era, no? Di portare via almeno un punto da questa partita o quantomeno di non facilitare le cose a Lodi. Loro sono state molto brave perché anche quando noi le abbiamo riprese e ricapitato ogni set di che se ci andassimo vicini non si sono mai perse d'animo e hanno ricominciato a battere molto bene. Noi abbiamo molti spunti su cui lavorare, ma i nostri obiettivi non cambiano. Non cambiano, l'obiettivo è quella Serie A, A2 che Cuneo secondo me merita e cerchiamo di meritarcela anche noi però, cioè, nel senso che adesso giocheremo con avversari in ogni caso più abbordabili, ma soprattutto noi dobbiamo crescere in un paio di fondamentali.